Come, per non che... parlare di... No, no. Oh, scherzo, ci mancherebbe, siccome se ne sta parlando in questi giorni. Il mio covo, il punto di ritrovo. Molto carino, molto vero? Carino. Eh? Sì, il mio lido. Devo dire che è venuto molto bene, sono molto contento. E ce la fai in tutto questo trambusto a trovare degli spazi, dei momenti per parlare? Due vite ci abbiamo a disposizione. Io nel multiverso ne sto vivendo un'altra che è al Lido Mengoni. In quanto essere multidimensionale. Voi mi vedete qua. Ma sì, in un'altra dimensione, io sono là. Io essere esatto. umano, per citare io essere umano. Tra l'altro abbiamo viaggiato per venire qui a Sanremo, abbiamo incontrato le tue fan che salivano da ragazzi che ti seguono da diverso tempo, insomma salivano dalla Sicilia. La siciliana. Ah, okay. Ma gli avete dato un passaggio? No, no, nel senso che abbiamo... erano organizzatissime. No, ci immagino. Sono la CIA loro. Incredibili, meravigliose. Non a caso io li chiamavo l'esercito. Sì. Sì, abbiamo incontrato allora precisamente la siciliana dello striscione. Te la ricordi? Se Marco Mengoni non viene in Sicilia, una siciliana va da Mengoni, che è stato uno striscione. Ma io verrei tutti i giorni in Sicilia, ovunque. Quindi adesso abbiamo acquisito del punteggio perché abbiamo fatto il Fanta Mengoni, abbiamo parlato della siciliana del cartellone, quindi abbiamo acquisito dei punti. Abbiamo acquisito dei punti. Lo scommessone, quella cosa lì. La scommessa. Tutte le scommesse che si fanno. Ma parliamo di due vite. No, non lo so. No, non si può nominare. Non si può fare niente. No. Nel vademecum delle regole, sì. I partecipanti non possono nominare lo scommessone. Sì, è vero. Però non so se vale solo in diretta sul palco o anche nelle interviste. Comunque, non sapete, non ne parliamo. Parlerò di scommessone. Dedichiamoci alla canzone. A due vite, dai. Sì. A due vite. Allora, di cosa parla questa canzone? Cioè, la canzone di cosa non parla? No, di che cosa non parla questa canzone? No, perché veicola comunque un tema, dei temi importanti, ci si può riconoscere in qualche maniera, no? Nelle Ma sai che io parto un po' da quello che diceva, mi è rimasto sempre molto impresso, il mio professore di storia dell'arte, mm-hmm. che ci diceva, ragazzi, guardate un quadro. Sì. E non andate a vedere la descrizione, è vero. E il giudizio che è stato dato da critici d'arte. Date il vostro, quello che vedete. E quindi secondo me per le canzoni vale un po' la stessa cosa. Certo. Poi di base, quello che vedo io in due vite, nel testo e nel viaggio che ci siamo fatti insieme a Petrella nello scrivere questo pezzo, noi abbiamo creato, queste due vite sono un po' parallele, però spieghiamole. Sono due vite, è una relazione fra conscio e inconscio, è quella parte, sai, nella ratio che viviamo senti, tutti l'inconscio i giorni. Però l'inconscio ti dà delle informazioni importanti, è maledetto, infatti. È maledetto, perché l'inconscio in verità è, cioè la parte ovviamente del sogno, quindi la parte più onirica e fantasiosa, sembra, ma... si muove ovviamente in due parti del cervello poi che sono molto precise, amigdala e ippocampo, che si illuminano di notte, che hanno più attività neuronale e è la parte più emotiva, quindi ti fa vedere quello che nella vita di tutti i giorni la tua mente giustamente come macchina perfetta dice ok, questo qui ti può creare turbolenza, mettiamolo da parte, ma tanto poi a un certo punto te lo ritrovi. Quindi sono queste due vite parallele che non finiscono mai. Si dice che in passato ci fossero degli artisti che avevano la capacità di accedere alla parte un po' più emozionale, ma più onirica del cervello e per fare delle opere d'arte. Ditemi proprio. Cioè, questa intuizione proprio che ti arriva in maniera diretta. Io provo sempre a scrivere i miei sogni, perché i sogni sono importante. Comunque quella parte lì. Quella parte emotiva che tendi a nascondere e ti dice un sacco di cose, cioè di come stai veramente. Sì. Che poi nella vita di tutti i giorni, nel mondo fenomenico che viviamo e che attraversiamo, per forza di cose un po' la tua mente tende a dire ok, questo mettilo da parte e vivi. E vai avanti. Sta diventando un momento terapeutico questo. No, ma infatti, ma dal punto di vista emotivo, quindi musica, per questo festival...
Cioè come, come stai approcciando? Come lo senti questo festival? Cioè come... stessi sognando, no? Non sogno. Non sogni, sei destro. Sogno o son destro? Sono sempre sveglio. Sei sempre sveglio. Sono in una delle vite. Cose, tra l'altro, in quella parte di sveglio. Sì. Metaverso della vita. Però è questo, ecco, volevo dire questo, ma perché non... Non so. No, vabbè, ma è così, dobbiamo sentirla, dai, la sentiamo. Poi il pezzo gioca ovviamente nel testo che è molto ricco, diciamo, molto pieno di parole, gioca proprio nell'entrare e uscire da queste immagini iper oniriche alle immagini, ecco, di vita vissuta. Va bene. Tra l'altro tu poi hai finito con un tour negli stadi quest'estate, in un tour nei palazzetti, e ricomincio. Giustamente. Che soddisfazione. Bello. San Siro Non vedo l'ora, anche perché poi prima del tour dovrò finire e far uscire la terza parte della mia trilogia Materia. E sono già molto soddisfatto perché nel frattempo Sanremo si prendeva molto tempo per prepararsi, per essere preparato, però nel frattempo nei buchi io ci mettevo ovviamente delle pre-produzioni già del disco. Grazie! Va bene, grazie per essere stato qui con noi, in bocca al lupo. Sì. Cioè, nel senso che potremmo anche magari continuare a parlarne tra poco, mettiamo la canzone, mettiamo quella tua nuova, l'anticipiamo, ci facciamo uno scoop di quelli veramente pazzeschi. Così eliminato e me ne vado. No, questo no, mai. E vado a mangiare. Neanche per scherzo. E vado a mangiare, a fame, Marco ha fame. Dai, buon Sanremo. Grazie. Grande Marco, grazie. Ciao, a presto.